Oggi è il 27 gennaio, giorno della memoria, e siamo qua davanti allo stadio intitolato a Clara Weitz e con Clara ricordiamo tutti i bambini e le vittime dell'Olocausto. Clara morì ad Auschwitz nel 1942, pochi anni prima che l'Armata Rossa entrasse in quei cancelli, da quei cancelli, e in questo modo disvelasse tutto l'orrore che si era perpetrato in quegli anni terribili. Clara ci ricorda i bambini, le vittime dell'Olocausto, e tra poco andrò nelle classi quinte assieme all'assessore all'istruzione a consegnare questo libro, A un passo da un mondo perfetto, di Daniela Palumbo, e attraverso la lettura, attraverso il dialogo con i bambini e non solo, cerchiamo di fare memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più, e manteniamo questo impegno anche in questi giorni difficili in cui i contatti sono più difficoltosi ma non impossibili. E attraverso la letteratura, la lettura, attraverso lo spettacolo teatrale di Paolo Nori, che è andato in onda qualche giorno fa, continuiamo nel nostro impegno per fare memoria.